Al torneo Nuraghe a Rubio, a Orroli c'è anche il Cagliari e c'è anche David Suazo, quest'oggi però in veste di semplice genitore, giusto? Sì, no, certamente, sono sempre un genitore adesso che sta tifando per le squadre, suo figlio ovviamente. Ti abbiamo visto perfettamente acclimatato qui, tanti bambini, clima ideale, la festa del calcio. Ma l'importante di queste manifestazioni è questo, vedere l'ambiente, vedere tutti i ragazzini, tutti i bambini che si divertono. Penso che devo fare i complimenti proprio alla città di Orroli perché hanno fatto una manifestazione molto bella e riaggruppare tutti questi ragazzi da un bel po' di giorni, io penso che non è facile, però le faccio i miei complimenti. L'Orrolese, lo sappiamo, ne ho promosse in eccellenza, qui qualche dirigente mi diceva che sarebbe bello averti in campo, anche perché ti abbiamo visto al Conti Dei in particolare forma. No, io ho detto che no, assolutamente no, mi piace l'averci adesso di allenatore e penso e faccio in bocca al lupo all'Orrolese perché penso che anche quest'anno possano fare bene. Quali valori stai cercando di trasmettere adesso da tecnico ai ragazzi più piccoli? Immagino i valori dell'amicizia, della sportività in primo luogo. Io penso che quelli vanno prima di tutto, io penso che il rispetto ante tutto l'educazione, no? Io penso che si può trasmettere anche nel calcio e è un compito a noi allenatori inculcare questo. Io penso che non è facile, però si può fare. Io penso che con queste manifestazioni il rispetto, l'educazione, la voglia di competere, ma come un luogo di amicizia può essere una cosa importante. Speriamo poi che sia solo un'iniziativa e che questo possa continuare anche a livelli più grandi. Orrolese ne ho promosso, ma anche il Cagliari ne ho promosso in Serie A, si sta rinforzando bene, come la vedi per l'anno prossimo? No, sicuramente penso che il presidente come il direttore poi stanno facendo tutto il meglio per far sì che il Cagliari possa essere una squadra molto competitiva. E io sono molto contento perché se visto il lavoro fatto quest'anno in Serie B, io penso che in Serie A non sarà l'eccezione.